cosa facciamo oggi? Allora, oggi adesso siamo qua vicini alla cascina di Sindria, andiamo da Claudio, che è un grande amico, che praticamente lui alleva bovini e suini, carne bovina la vende a uno spaccio interno alla cascina, e la carne suina la trasforma più che altro in saccati, salami, bresaole, salsicce e altre cose. Questa è una cascina a conduzione familiare, siamo, il titolare sono io, poi sono i miei genitori, mia moglie, poi io ho tre figli, che uno ha iniziato l'università e gli altri due continuano a studiare. Adesso sono 3 anni che siamo diventati biologici e quindi abbiamo tolto, non abbiamo più seminato il mais, seminiamo solo grano, orzo, pisello proteico, sempre per uso zootecnico. Onde está os porquinhos? Vou passear, porco. Não vou sair, é frio hoje. O que ele queria mostrar pra gente é que tem um tubo que passa aqui embaixo da estrada, e aí os porquinhos podem passar por aqui e sair lá embaixo. Só que eles não querem sair hoje. Tá muito frio hoje. Tá frio, ó, tá nublado hoje. E eles não querem passear, não. Quindi alla notte vanno dentro e di giorno sono qui. Ma più che tutto loro sono come i cinghiali che sono sul crepuscolo, cosa? Loro escono più che tutto di sera, no? Escono tutto di sera, perché sono come l'istinto della. Noi cerchiamo di lasciare gli animali nel limite del possibile, nel limite della gestione, che sfruttino il loro istinto della specie, no? Quindi loro così entrano e escono, si decidono loro quando farlo. La razza piemontese come caratteristica che ha il mantello frumentino, cioè vuol dire sul rossiccio, e man mano che crescono poi diventa sul bianco, infatti se vede quella là che è più grossa è diventata bianca, ti dice frumentino che sarebbe il colore del grano, il colore sul rossiccio, quando sono piccolini sono sul colore rossiccio, poi man mano che crescono il colore cambia e diventano bianchi. La piemontese viene anche usata negli incroci perché ha poco grasso di copertura rispetto ad altre razze francesi eccetera, che è più però comunque la carne deve essere marezzata, perché se non è marezzata, se non c'è un po' di grasso, è asciutta. Cioè, un conto la piemontese, la carne magra va molto bene, cioè è molto apprezzata per la battuta, per la carne cruda, per quello sì, perché comunque è molto magra. Mentre altre razze da carne hanno troppa marezzatura, troppo grasso, quindi nella carne cruda non va bene, il grasso non va bene. Mentre però nella cottura il grasso di copertura eccetera è quello che mantiene morbida la carne. Qui se guardate sopra c'è scritto Umbria, Cibernet, ogni anno hanno una lettera diversa. Umbria è il nome della madre, Cibernet è il suo nome, vedete che sono tutti con la C, sono in base all'anno di nascita, queste qua sono del 2018, sì. Caramella. Ah, c'è il nome di tutto, caramella, sì. Cioccolato! Tutti con la C. La razza piemontese è una razza longeva, è una razza da carne, è una razza longeva, arriva fino anche a 17 anni. Gli animali, per vedere se stanno bene o cosa, bisogna vedere dagli occhi e dal pelo, no? Se ha un bel pelo, no? E se ha un occhio sviccio, si vede bene dall'espressione se è. Queste sono tutte femmine o castrati, che sono l'eccellenza della razza piemontese. Nella razza piemontese proprio come categoria eccetera. Poi in più noi abbiamo cercato di dargli spazio dentro, spazio fuori, loro entrano e escono, ci sono le tende che a seconda della temperatura loro salgono e scendono. E sono abbattite con quanti anni? Li macelliamo circa 16 mesi, 16-18 mesi. Possiamo dire che sono fassoni o è... Sì, il fassone sarebbe, il vitello della fassone sarebbe dire... Della groppa doppia, no? Cioè, nel senso che la piemontese, la groppa doppia vorrebbe dire che sì, la linea che c'è sulla schiena, collo, al carré e alla coscia, cioè perché quello che è, un conto è un tetto più o meno così, un conto è essere così, no? Cioè più è larga,
più ci sono delle bistecche, delle costate, più è di fassone, vuol dire che c'è più carne. Perché è importante al piemontese? Perché è un'alta resa al macello, perché è fine di ossa e poi ha questa caratteristica della groppa doppia, no? Il gusto è portato da diverse cose, no? Partiamo dall'animale, cioè dalle categorie. Il top è la femmina, perché è più tenera, non ci sono nervi, eccetera. Quindi, come tenerezza, la femmina è il top. Poi c'è il maschio castrato, no? Che sarebbero, io dico sempre, su un banco di bale, ma fa la differenza. Devo tradurlo? Abbiamo capito, okay, sì. Perché comunque nel maschio intero c'è il testosterone, e il testosterone è quello che rende, tra virgolette, si sviluppa di più, rimane più muscoloso, però la carne rimane più dura, no? Mentre la femmina è più tenera, perché non c'è il testosterone, rimane più meno nervosa, meno. Hanno una minore resa al macello, no? Perché il maschio intero è molto più muscoloso, quindi c'è maggiore polpa, maggiore resa. Però come carne è migliore la femmina e il castrato, perché sono più, tra virgolette, più grasse, quindi la carne rimane più marezzata e rimane più tenera. E per essere un vitello quanti mesi deve? Noi qua quando si dice vitello si pensa sempre al vitello a carne bianca, cioè un animale che ha sotto l'anno, che viene solo alimentato con latte o con farine di latte, eccetera, perché il mercato, soprattutto in Liguria o a Milano, è la ricerca di carne tenera, bianca, eccetera. Però per me non è un prodotto di prima qualità, perché comunque sono animali forzati, il latte si prende solo al massimo nei primi 6 mesi, e quindi spingere un animale fino a un anno con latte in polvere sono per me forzature contro natura. Tipo quello si vede la diversità fra un maschio intero e un castrato. Anche la testa è esatto. Mentre l'altro non vedi la diversità fra una femmina e un maschio è castrato. Vero. Quello è stato castrato male, e allora si vede che il più grigio, l'occhio nero, eccetera. Sì. Lì è il testosterone che fa quelle. Assim mais facile quello esterco, né? Gente, che isso? Passa uma corrente pelo estábulo inteiro, daí ela vem aqui, bota o estergo por aqui, depois ela volta e faz toda a volta por aqui e entra de novo no estábulo. Um negócio profissional mesmo. Questi sono fiocchi di fave e pisello. Noi abbiamo tolto la soia per un discorso di OGM, che si usa il glifosato e compagnia cantante. E anche se è la fonte proteica più alta che ci sia, la soia che viene utilizzata per uso zootecnico viene prima estratto l'olio di semi, e tutti gli oli semi sono estratti chimicamente, a differenza dell'olio d'oliva che viene estratto in maniera meccanica. E quindi, cioè, secondo me ci sono anche delle contaminazioni sul discorso della chimica, no? Mentre queste qua sono cereali minori, che c'è anche una sua importanza di biodiversità, e non sono OGM, non sono. Queste sono lonze, poi ci sono delle, sono anche delle bresaole, filetto di maiale, salame. Questo qua è salame della rosa, vorrebbe dire del budello più spesso, del budello cieco, ed è come caratteristica che è più spesso, e quindi viene bene per la stagionatura. Noi facciamo un salame, lo chiamiamo un salame contadino a grana grossa. Perché oggi vogliono tutta la roba fine, macinata, mettere però la più grossolana, senti più la materia prima sotto i denti, e magari vedi più il grasso che non è grasso, però magari nelle polpette, nelle cose fini, cioè è tutto macinato fine, no? Quindi non sai cosa ci sia, mentre nel grossolano la materia prima deve essere più lavorata meglio, deve essere, cioè. Noi come ingredienti utilizziamo sale, pepe, le chiamo le spezie di Marco Polo, cannella, chiodi di garofano, macis, e poi utilizziamo
il vino in fusione con le spezie, con la loro. Le spezie di Marco Polo sono le spezie asiatiche. Esatto, io chiamo le spezie di Marco Polo solo per far capire che oggi quando c'è scritto aromi, quando c'è scritto non sai cosa siano, tante volte sono essenze di essenze chimiche, no? Al gusto di, cioè sono molecole chimiche e 392, no? Cioè la chimica che hai selezionato quella molecola per darti quel profumo, no? Quel profumo d'arrosto, quel profumo di... mentre quello che qua è salame, è un alimento naturale che in cui ci si sviluppa, non c'è una flora batterica, che producono delle muffe che sono quelle che fanno maturare il salame. Una volta il salame veniva fatto per conservarlo, eccetera, oggi comunque con la tecnologia, ci sono questi locali sempre con umidità, temperature, eccetera, però comunque il prodotto è sempre naturale, perché noi una volta i maiali si macellavano solo da novembre a febbraio, adesso per esigenze di lavoro li macelliamo tutto l'anno, La stagionatura sono di quanto tempo? Questi qua, ad esempio, questi qua sono stati fatti 3-3, sono più freschi, poi questi qua sono. Questi salami qua andrebbero bene a stagionare anche 6 mesi o fino a un anno, questo tipo di budello qua. Perché la pelle è più spessa, la differenza fra questo e questo, no? Che questo qua la pelle è più fine e questo qua secca, questo qua la pelle più spessa stagiona. Sono due cose diverse. Anche lo stesso salame, solo per dire, lo stesso salame, questo non secca, no? Va bene perché lo mangi prima, eccetera, riesci a stagionarlo prima. Questo qua invece stagiona, è diverso. Cioè, sono due cose diverse. Questo qua resiste più a lungo. E quello là a fondo che cos'è? Questo qua è sempre una lonza, però noi magari gli mettiamo, questa qua ad esempio deve essere, sono una lonza, bresaole, le ho finite, facciamo anche le bresaole. Poi gli metto del grasso intorno, come anche come se prosciutto, perché magari la pelle diventa secca, no? Diventando secca, allora gli si mette dello strutto, del grasso del maiale intorno e lo ammorbidisce. E qui c'è più di un pezzo di carne? No, questo è un pezzo solo, è un carré. È una lonza di maiale, cioè parte proprio da tutta la schiena del maiale fino ad arrivare al collo. Come un nostro lombo. E questo c'è anche pepe? Come l'unica differenza che c'è rispetto al salame è che non mettiamo il vino aromatizzato, cosa, se no c'è sempre sale, pepe, spezie, e l'unico conservante che utilizziamo che è il sal nitro E252, che il sal nitro sarebbe praticamente questa muffa qua, no? L'unico conservante naturale che si utilizzava è il sal nitro. Quando si vede quei muri vecchi che fa quella cosa bianca, quello è il sal nitro. Adesso qua c'è solo carne di maiale, se no noi, questa qua è la coppa, se no noi facciamo anche bresaole e salami tipo bresaola, solo che adesso non ne abbiamo. E la coppa di qua? Sì, coppa e capocollo. Sì. Capocollo. Mentre la lonza sarebbe la schiena, parte da qua arriva fino alla coscia. E questo è il vino che mettiamo nei salami. Ah, è un vino aromatizzato Sì. Vedi, dentro c'è aglio, c'è poi chiodi di garofano, lauro. È come una marinata. Esatto, sì, è tipo un vin brûlé, tra virgolette, un vin brûlé. Fatto il vino brûlé, solo scaldare. Sì, però è ogni cosa, cioè c'è anche qua nei salami ci sono due teorie, farlo scaldare o farlo a freddo. Farlo scaldare, tra virgolette, fai evaporare i profumi e questi vanno, secondo noi, vanno un po' persi. Invece messo a marinare a freddo, lo lasci mentre è caldo, lo usi subito, questo qua lo lasci almeno 15 giorni. E dopo 15 giorni ti mette se lo mette nei salami. Bella di tutte le spezie, queste qua, tutte le spezie macinate. Sarebbero tutte queste spezie qua macinate. Si taglia a 6 costole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si taglia qua c'è l'anteriore, qua c'è la spalla, il collo, dal collo si ricavano arrosti e bolliti,
dalla spalla arrosti muscolo, poi qua ci sono tutte le costate, qua ci sono tutte, tutte le costate, le, poi ci sono queste qua, qua c'è il filetto, sotto c'è il filetto, no? C'è il grasso del reno, qua c'è il filetto, la fiorentina sarebbe questa parte qua, sarebbe, la fiorentina sarebbe la vera fiorentina con un sottofiletto e filetto, il T-bone. Quello c'è anche in Brasile, ma non so come si chiamano le fiorentine, le fanno. Non so come. Comunque questa è la fiorentina, di qua in giù c'è la costata o se no di sorsi sotto filetto, e poi qua c'è la, la, qua c'è la pancia, no? Qua c'è tutta la pancia da, da bollito, qua c'è la pancia da bollito, e poi c'è, c'è la coscia. C'è la coscia, qua c'è tutti i tagli della coscia, queste qua da bistecche da fare al burro, e poi dopo c'è il lacerto da fare bistecche impanate, questa parte in fondo tritata, poi c'è il rotondino, che il rotondino è il pezzo, uno dei pezzi migliori, qua da, da, in Piemonte c'è il vitello tonnato, o la zingara, o la zingara è il pezzo più, tra virgolette, da carne cruda o da vitello tonnato, un pezzo magro, fa bella fetta. Il maiale si macellava per il grasso. Quindi si faceva, si prendeva questo. Proprio del grasso della pancia. Esatto, questo qua è il grasso della pancia. Ma oggi no, ah, non oggi si mangia più questo. Qua no, poi magari ce li mangiamo nei cannoli siciliani o li mangiamo nella roba industriale, tutti i grassi che noi, noi buttiamo via, che paghiamo lo, per lo smaltimento. Ma ah, come fa se facciamo l'ipospirazione? Ho detto? A Brasile c'è un'operazione che credo che c'è anche qui, che sì. Aqui tá gordura, che è feita a gordura do porco, che ele tava contando pra gente, ali já sem, ó. Questa è la coscia. E questi sono già suini pesanti, cosa ci tengo a dire che questo qua sono già maiali non spinti, noi sono animali, non li spingiamo come alimentazione eccetera, no? Quello che mangia di più è quello che finisce in padella prima, no? E per, soprattutto per i salumi ci va un animale più, la carne più, più finito, uno stregolette più vecchio, se la carne rimane più gustosa. Ah sì, perché per mangiare la carne è meglio più nuovo, ma per fare il salume è meglio più vecchio. Per la carne ci vuole l'avvedimento, cioè la carne deve essere tenera, cioè deve essere ancora un avvedimento, gustosa, ma tenera, ma che sappia anche di qualcosa, no? Sì, troppo... Esatto, l'avvedimento, l'avvedimento sono sempre quelle giuste, sono sempre. Questo è il lardo che si usa nei salami, questa è la pancetta, che poteva arrivare fino qua in fondo, oppure si stacca anche questo pezzo qua per il bacon. La pancetta. Questa è la pancetta. Una cosa particolare, la pancetta che facciamo noi è legata nella carta da burro, no? E è una cosa artigianale, perché vuol dire che viene legata prima, e viene messa a speziare o qualcosa, dopo viene lasciata 15 giorni o quanto è, come adesso se vuole potrei anche salarne una fresca, potrei anche salare, come fa vedere che ogni cosa ha le sue caratteristiche, se sala fresca prende il sale subito, prende il sale subito ed è meglio. Quando andavo nelle cascine con mio padre a fare i salami, la prima, disfava il maiale caldo, quindi fumava ancora, la prima cosa che facevi disfavi quello che abbiamo fatto noi e poi salavi la pancetta, posso anche farlo anche adesso, posso anche farlo, preparo i pezzi, poi possiamo anche fare un attimo tanto. E questa parte invece è... qua va nei salami cotti o nei cotechini il guanciale, e qua va nei, nel salame, questo è il capocollo, e qua nei bovini fin qua si fanno le costate o sottofiletto, e poi di qua ci sarebbero le costate. Ma una volta si faceva proprio, si faceva il grasso, prima cosa la parola d'ordine era il grasso, A, B, si facevano due tipi di salame, si faceva quello proprio il più scelto eccetera, poi se ne faceva uno che li chiamavano i salami grassi, che quando mi corrivo non li facevano, non si facevano manco più, poi si facevano i cotechini con la cotenna, si tagliava la cotenna, si tritava, si poteva mettere un po' di carne bovina. Poi si faceva la pancetta, si faceva, la facciamo, ok, adesso prendiamo la pancetta, la pesiamo,
4,3 per 30 grammi le pancette, qua c'è più le dosi, 35 grammi, che è quello che sale di più, perché la carne è grassa, infatti perché ho messo volontà sul lardo, perché il lardo non assorbe, assorbe tanto sale quanto gli serve, mentre le pancette quindi è grassa, quindi gliene metto 35, e, mentre la carne magra bisogna essere, fare attenzione perché la carne magra assorbe molto il sale, assorbe. 35 grammi ogni chilo di pancetta. Sì. Questa è la ricetta segreta. Ma è segreta, non c'è niente di segreto. C'è le miscele delle varie spezie che ho fatto vedere prima: cannella, chili di garofano, il macis. Questa è cannella? Cannella, principalmente c'è il macis. Cioè. È tutto insieme. Non c'è moscata, c'è noce moscata principalmente. Ah, capito. E di questo ho messo quanto grammi? 0,3 per chilo. 0,3 per chilo. E adesso fai il massaggista. Massaggista. Massaggiatore. Massaggiatore. Prima ha fatto la ricostruzione. Poi ha fatto il farmacista. Fa successo con le donne. Una volta mi piaceva andare in discoteca. Sì? Lavoravo in macelleria, arrivavo alle 9, facevo cena, andavo a dormire, poi scendevo mezzanotte e andavo in discoteca. Poi se li metti uno sopra l'altro così schiaccia, gli fa andare fuori. Ah. Muito legal, né? Eu sou realizado, né? Ver ele cortando todos os pedaços, explicando pra que ele usa o quê, o salame, a pancetta, a diferença da pancetta e do bacon. É diferente de você estudar no livro. Você tá aqui e vê o cara que produz o porquinho, que alimenta o porquinho, que dá nome pra cada vaquinha. É. E depois vai fazer. Então você vê que se é a questão de alimento, assim, tem uma discussão. Mas é importante também saber que a pessoa que está trabalhando aqui tem um amor pelo animal e trata ele com dignidade até ele parar na nossa mesa como um alimento bom e saudável.